chiuso. Ma chiuso dove? Chiuso dove? Ciao! Ben arrivati, eh! Chiuso dove? Ta-da! Benvenuti in Irlanda! Allora, questo video prevalentemente lo girerà Licia. Perché io devo guidare una macchina con il volante e le marce al contrario. Gio, stai calmo. Cosa è successo? Allora, ieri abbiamo preso una macchina. Siamo arrivati in un aeroporto. Abbiamo preso un pulmino, abbiamo preso l'aereo, abbiamo preso un altro pulmino, abbiamo preso una macchina. Una macchina in affitto. Al contrario. Ma non al contrario. E abbiamo guidato 2 ore, siamo arrivati in un paesino a un'ora da Galway. E stamattina andiamo a vedere la pronuncia esatta, non vorrei sbagliare. The Cliffs of Moher. Oh yeah. Che danno un paio d'ore di non pioggia. Ok, quindi ci crediamo. Un paio d'ore di non pioggia, via. Vai. Così devo andare più di là. Stai a sinistra. Vai. No, dicevo, avete mai provato a vestirvi in tre dentro una macchina questa qua? Un'Ibiza. Giovanni, si rompe. Ce l'hai il cappello, Gio? No. No? E come facciamo senza? Guarda, volate. Diciamo anche qua, ragazzi, perché sennò poi Licia non ha mai abbastanza importanza. Sono troppo importante io e copro la sua. Hai trovato bel tempo? No, perché c'erano 2 ore di ballo tra la mattina e il pomeriggio. Gli ho messo prima. Mi ha fatto correre stamattina. Mi lavavo i denti, colazioni, mettevo le braghe, prendevo giù. Però, ragazzi, non volevamo dire, volevamo dire. E ora procediamo? Siamo già stati qui. E Ronzi ce l'aveva fatto mettere dietro a questo, in questo campeggio. C'eravamo stati con questa casetta di pietra. Sì. E poi eravamo andati a bere in quel pub. Ce l'ha fatto entrare qui forse, guarda, ce l'ha messo qua. Sì, eravamo qua. Quello che ho detto mi ricorda qualcosa questo posto. Ti eri fatto la foto. Ci eravamo dimenticati di mostrarvi la nostra bella cameretta. Dentro niente un po' di meno che un ex ufficio postale. Ah, Licia,
provincia. Dove stiamo andando? Fare la Sky Road in Connemara. Cioè il generale in Connemara oggi. In Connemara, oggi noi visitiamo tutto Sky Connemara. Road, tutto Connemara. No? Tutto, tutto. Sky Road, Clifton e un altro paese che si chiama Roundstone. Abbiamo deciso di andare a suonare, fai gli scherzi, i campanelli di quelli del Connemara. Suoneremo il campanello e scappiamo tutto il Connemara. Abbiamo visto la pioggia col sole, ma non abbiamo mai visto la grandine col sole. Ali, hanno le ali, sì. Quindi, accanto a dove abitiamo questa settimana abbiamo questa bellissima, infatti il paese si chiama Abbey, e abbiamo questa abbazia. Andiamo a fare un giro dentro. Potevate immaginarlo che nelle nostre avventure Licia si truccasse? Perché deve sempre mantenere un certo dress code, un certo livello, sì. Mentre io mi trasformo in un animaletto, lei mantiene sempre un certo. Sì. Dove stiamo andando quest'oggi? Nei precedenti, due giorni, un paese molto piccolo, dice. Vicino a dove abitiamo, come mai? Perché c'è il sole. Poi forse stasera torniamo a Kilkenny. Stasera pub e festone. Abbiamo un po' esagerato nei giorni precedenti, siamo un po' stanchi. Come al solito. Noi come sevi ci infiliamo nei supermercati. Allo. Perché ci piace andare nei supermercati. L'hai persa? Perché incontri così, no? Le persone, vedi cosa vendono, cosa comprano. Troppo forte. Sotto il fatto che qui in Irlanda chiunque ti incontra ti sorride e ti saluta. Carino. Andiamo a cercare Guinness e musica. Ci riusciranno i nostri eroi? Ciao.
Non si vede niente, Riccia. Non si vede assolutamente niente perché c'è buio. È buio? È buissimo. Dove siamo? Kittlers. Eh? Kittlers. Stavo leggendo. Siamo in un pub dove siamo stati quando eravamo fidanzatini che ci parlavamo. No. Siamo sposati. Oh, in viaggio di nozze, tra l'altro. Che brutta figura. È un pub molto carino. Oh, thank you. Dove? Appunto, ecco, è arrivato a pennello. Non la vedete, ma qui... Porca miseria, ma è possibile che... Non si vede, vabbè, c'è una Guinness, ragazzi. C'è una Guinness, che ora ci beviamo. Una Guinness, una Guinness. Non so se Licia mi consentirà di utilizzare questo pezzo di... Però a me piacciono i ricordi, in quanto tale. Non avendo trovato la bomboletta del nostro fornelletto da nessuna parte, Licia ha avuto una brillante idea. Si potrà fare la pasta dentro un bruciatore per il tè? Lo scopriremo solo fra qualche istante. Incredibile. Sì, ciao ciao, ciao, ciao papà! Oh, ma che c'è da questa finestrella? C'è Licia. È nella casa dei miei sogni. È nella casa dei sogni, Licia. Vieni Wonka, andiamo? Abbiamo deciso di trasferirci in questa casa, ragazzi. Ecco la nuova conformazione dei Rainy Day, giusto? Rainy Day di Silvia, che però non ha capito che il bello della capotta è che lo zaino può stare sotto la capotta. Ma vabbè, ma tanto impermeabile. Ah, impermeabile? Vabbè, si riempiranno le tasche d'acqua. Il nano, se non lo vedete, fungo. In questa colonna sonora surreale siamo posteggiati a Kilmore Quay nel porto. Ci siamo solo noi e il porto, ma il motivo di questa nostra attesa è solo uno e ve lo svelerà Licia. Fish and chips. Traditional fish and chips. Pare che ci sia, e ne abbiamo le prove, no, perché ci siamo già stati. Un posto figo dove fanno il fish and chips quello serio. Guardami un po'. Che piattone da bambini. Noi il brodo come i vecchi, premiati dalla nostra tenacia, soprattutto quella di Licia, che ha preparato un piano strategico. Ci siamo rifugiati nella taverna, abbiamo mangiato e ora siamo di nuovo qua. E il nostro amico del fish and chips è senza corrente ancora, e quindi oggi niente fish and chips, una tragedia. Cioè, siamo venuti dall'altra parte del mondo praticamente. Domani, cioè oggi dovrà rimanere senza corrente, oggi. Zona. Andiamo a vedere il faro. C'è sempre un faro nei nostri viaggi, sempre. In quanto tempo sono biodegradabili le cose? Ad esempio plastic bottle. Ho 350 anni, ragazzi, pensiamoci, 450 anni. Le
Alice, ma sai che tu riconosci questi qui? Sei iscritta a questo canale? Sono forti, si chiamano Siete Sempre in Giro. Qui erano sulla Mosella. Iscriviti, Gigio. Guarda, guarda, questa qua dice che si chiama Alicia. La chiama Alicia suo marito. Andiamo al mare, vicino a casa, ci riusciamo, perché ieri ci siamo persi in un campo da golf. Che fatica. Quando pioveva, nella brazza. Ora il campo da golf l'abbiamo evitato, vediamo se ci riusciamo a perdere altrove. Una questione di tenacia. Oggi il nostro amico George ha la corrente, quindi siamo costretti a prendere il nostro fish and chips, traditional fish and chips. Capito? Chef Rubio, noi mangiamo il fish and chip. Chips traditional. Vediamo cosa. Siamo nella taverna dei pirati. Vieni.